È all'ospedale in gravissime condizioni, ha rischiato di morire dissanguata e ora i medici stanno tentando disperatamente di salvarle l'arto. Sì, perché il dramma dell'amputazione potrebbe accompagnare la vita di una donna di 55 anni, separata dal marito coetaneo da ormai 2 anni, ma da questo aggredita brutalmente nella tarda serata di mercoledì in casa sua, un'abitazione che sorge in via Vecchia Trevigiana, a Parè di Conegliano. L'uomo si è presentato alla donna poco dopo mezzanotte, armato niente meno che di un'accetta portata direttamente da casa. La donna, nel tentativo di difendersi a mani nude, è stata raggiunta da diversi colpi alla mano, che avrebbe perso quasi del tutto, ma anche alla schiena e alla testa. Ora, pur essendo state le sue condizioni stabilizzate, è sotto shock. Ricoverata in un primo momento all'ospedale di Conegliano, è stata trasferita a Treviso. Il figlio della coppia non si trovava in casa al momento dell'aggressione. All'origine della lite ci sarebbero motivi economici. Dopo il folle gesto, l'uomo si è dato alla fuga. Situazioni, penso, per ognuno di noi inimmaginabili e sembrano sempre così distanti, in realtà fatti come questo possono capitare vicino a casa o anche a casa e quindi credo che questo fatto debba farci riflettere, indipendentemente dalle ragioni dell'uno o dell'altro, non c'è dubbio che la violenza domestica è un tema che interroga la comunità intera. Vale, se avessi da dire, la persona più buona del mondo.